Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, vogliamo parlare un attimo, come avreste visto dal titolo, di Santa Maria Goretti. Perché? Perché è stata additata da Pio XII, il venerabile Pio XII, la Santa della purezza. E in questo tempo Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di questa riflessione. Perché? Perché, come diciamo tante volte, i santi non sono delle icone inarrivabili da appiccicare al muro, da usare un po' in modo idolatrico, E noi diciamo nel credo, credo la comunione dei santi. Che vuol dire? Ecco, questa comunione che ci mette in relazione. Ricordiamoci sempre che la nostra fede, guardate, la volta scorsa il professor Corrado Nierre ci ha regalato una bellissima lezione sulla fede e la ragione e la fede, di stare attenti a una fede superficiale, sentimentale. Ecco, Santa Maria Goretti, poverina, è stata ammazzata, ha perdonato, Però poi non si va nella ragione di quella canonizzazione. E sorvoliamo sulle questioni che hanno portato a cambiare un po' il concetto delle canonizzazioni oggi. Quello che è importante è l'essenza, che quella non verrà mai meno. Allora, Santa Maria Goretti, che santa è? Perché questo clamore? Perché è stata uccisa? E quante persone muoiono? Perché ha perdonato? Sì, ha perdonato il suo assassino. Ma soprattutto il motivo. Uno dice, ma tanta gente viene ammazzata lo stesso e non è il tempo di... Certo, il Signore predilige, certo, non è la predestinazione, attenzione, quella luterana, quella protestantica, calvinista, no. E certamente il Signore chiama alcune anime, queste vi corrispondono, ma guardate che ce ne sono altre che non rispondono, Noi perché veniamo a sapere di quelle che hanno corrisposto? Perché sono state canonizzate, perché sono emerse come avrebbero dovuto. Magari noi non sappiamo quante altre anime avrebbero potuto corrispondere e non l'hanno fatto. Stiamo attenti anche noi. Perché se stiamo qui ad ascoltare, a parlare di queste cose, di fede, di cenacoli di preghiera, eccetera, vuol dire che il Signore certamente ci ha chiamati, Lui l'ha detto. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Dice uno, ma allora dove sta il libero arbitrio, la volontà? La volontà è di ascoltare questa chiamata e corrispondere o rifiutarla. Tertium non datur, non c'è una terza via. Allora, Santa Maria Goretti nacque a Corinalda d'Ancona il 16 ottobre del 1890, figlia di contadini, e poi si trasferirono nell'Agro Pontino. Nel 900 il papà morì e la madre dovette iniziare a lavorare, lasciando Maria l'incarico di badare alla casa e suoi altri fratelli, perché erano 7 figli, 6 figli, lei era la seconda, scusate, di 6 figli, ecco. Quindi, e poi nel 1902, il 5 luglio, la tragedia. Maria Goretti viene aggredita, tra l'altro, da un conoscente. Quanti casi? Proprio l'altro giorno leggevo uno di una ragazza di 16 anni, uccisa dal presunto fidanzato, altrettanto minorenne. E questo ha detto che ha sentito delle voci.
Certo, noi dobbiamo pregare perché dobbiamo ricordare quelle parole di Gesù, Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Io penso, guardando alla mia anima, alla mia coscienza, è vero il detto di San Giovanni Bosco, di San Filippo Neri, di tutti i santi, se il Signore non mi tenesse quella mano sulla testa, io sarei peggio di loro. Uno dei motivi per cui Gesù ci ricorda di non giudicare. Delle volte siamo facili al giudizio, no? Siamo facili a puntare il dito, ma poco ci ricordiamo che se il Signore non tenesse su di noi quella sua mano, ecco anche le consacrazioni al cuore immacolato di Maria, noi saremmo peggio, peggio di loro. Quindi, perché Pio XII, poi nel 1950, dà a questa ragazza il titolo di martire della purezza? Perché, ripetiamolo, martire della purezza, non perché è stata uccisa. Certo, l'uccisione ovviamente fa parte del pacchetto, se no non sarebbe morta e non avremmo sentito parlare forse di Maria Goretti. Ma quello che a noi interessa è quell'aspetto fondamentale della canonizzazione, la motivazione che è caduta nel dimenticatoio, la purezza. Allora, noi lo vogliamo leggere attraverso le parole del venerabile Pio XII, nel testo proprio della canonizzazione, l'omelia. È molto importante. Allora, Piazza San Pietro, 24 giugno 1950. Venerabili fratelli e diletti figli, per un amoroso disegno della Divina Provvidenza, l'esaltazione suprema di una umile figlia del popolo è stata celebrata in questo vespro luminoso con una solennità senza pari e in forma sin qui unica negli annali della Chiesa. Nella vastità e nella maestà di questo luogo misterioso, fatto tempio sacro, cui è volta il firmamento che canta le glorie dell'Altissimo, da voi così bramata, prima che da noi disposta, con un concorso di fedeli numerosissimo, quale non videro mai eguale le altre canonizzazioni. E soprattutto quasi così imposta dall'abbagliante fulgore e dall'inebriante fragranza di questo giglio ammantato di porpora, che ora con intimo gaudio abbiamo ascritto all'albo dei santi, la piccola e dolce martire della purezza Maria Goretti. Perché, diletti figli, questa a noi interessa, queste domande? Perché, diletti figli, siete accorsi in così sterminato numero alla sua glorificazione? Perché, ascoltando, leggendo il racconto della sua breve vita, così somigliante a una limpida narrazione evangelica per semplicità di linee, per colore di ambiente, per la stessa fulminea violenza della morte, vi siete inteneriti fino alle lacrime? Perché Maria Goretti ha conquistato così rapidamente i vostri cuori fino a divenire la prediletta, la beniamina? Vi è dunque in questo mondo, apparentemente travolto e immerso nell'edonismo, non soltanto una sparuta schiera di eletti assetati di cielo e di aria pura, ma folla. Immense moltitudini sulle quali il soprannaturale profumo della purezza cristiana esercita ancora un fascino irresistibile e promettente. Promettente e rassicurante. Ci rendiamo conto? Questo è l'ottimismo, tra l'altro, cristiano. Il vero ottimismo cristiano è questo. Nonostante sentiamo ancora brutte notizie,
nonostante siamo avvolti in un mare di tenebre, nonostante, è come il famoso detto, no? Che fa più chiasso la foresta che cade anziché il sottobosco che cresce. Che significa? State attenti a tutte queste notizie che ci invadono il cuore di inquietudine, amarezza, e non ci fanno vedere queste cose. Ci sono ancora anime belle, ce ne sono, e noi dobbiamo farle conoscere al mondo. Non però perché dobbiamo far finta che tutto va bene. No, perché dobbiamo dire, il male non vince, c'è, ma noi dobbiamo guardare al bene. Questo sta dicendo. Perché Maria Goretti ha conquistato i vostri cuori? Perché? Perché c'è ancora, dice Pio XII, grazie a Dio, c'è ancora un interesse al bene. Allora, se è vero, dice ancora Pio XII, che nel martirio di Maria Goretti sfolgorò soprattutto la purezza, in esse connessa trionfarono anche le altre virtù cristiane. Eccola la motivazione della canonizzazione di Maria Goretti. Così come Padre Pio non è stato canonizzato per le stigmate, state attenti, e i veggenti, la Beata Emeric, non è stata canonizzata per le visioni. E purtroppo si tende in questo caso ad oscurare la vita di questi grandi. Quindi, nella purezza era l'affermazione più elementare e significante del dominio perfetto dell'anima sulla materia. Cioè, Maria Goretti aveva impresso in sé, la viveva, la virtù nell'eroismo supremo, che non si improvvisa. Si arriva all'eroismo dopo che tu hai vissuto, che vivi dentro di te l'eroismo. Non è l'atto eroico, non è altro che il coronamento. Vediamo i martiri in Medio Oriente, no? Perché arrivano a rinunciare alla propria vita, a farsi ammazzare? Ma perché? Per non cambiare fede? Ma chi glielo fa fare? Quello è l'atto eroico che va a coronare quel dire io credo. Se io credo, sono capace di fare un atto eroico. Quindi nell'eroismo supremo, che non si improvvisa, era l'amore tenero e docile, obbediente ed attivo verso i suoi genitori, il sacrificio nel duro lavoro quotidiano, la povertà evangelicamente contenta e sostenuta dalla fiducia nella provvidenza celeste, la religione tenacemente abbracciata e voluta conoscere ogni dì più fatta di tesoro di vita e alimentata dalla fiamma della preghiera, il desiderio ardente di Gesù eucaristico, cioè morire piuttosto che peccare, non poter ricevere l'eucarestia. Vedete oggi che ribaltamento che c'è stato? Io voglio l'eucarestia, sono divorziato, risposato, e mica è colpa mia, è colpa del coniuge, di quello che se n'è andato, che mi ha messo le corna, che mi ha menato, che di su, che di giù. Vedete che cerchiamo sempre un capro espiatorio, no? Anche se poi ci sono tutte le ragioni di questo mondo in alcuni casi, ma anche se avessimo ragione, che non è colpa nostra un divorzio, eccetera, resta il fatto che se voglio ricevere l'eucaristia io devo vivere delle virtù. Non è un diritto l'eucaristia. Vedete? I punti salienti sono proprio questi.
alimentata dalla fiamma della preghiera e il desiderio ardente di Gesù Eucaristico ed infine, corona della carità, l'eroico perdono concesso all'uccisore. Rustica ghirlanda, ma così cara a Dio, di fiori campestri, che adornò il bianco velo della sua prima comunione e poco dopo il suo martirio. Lei aveva ricevuto la prima comunione e non aveva alcuna intenzione di rinunciarvi. Vedete, rinunciare a causa del peccato, non perché io voglio vivere nel peccato e quindi io ho diritto all'Eucaristia, è perché io sono fragile. E siccome io convivo con quella persona da 10 anni, ci ho fatto anche dei figli, che il Signore non ha benedetto quella unione, capite? Siccome i figli sono una benedizione, Dio ha benedetto la nostra unione. E no, no, no. Dio benedice la vita, certo, è dono suo, ma a maggior ragione si è sempre più responsabili, più doni si ricevono dal Signore, più si è responsabili di fronte a Lui per come avremo vissuto. Vuoi l'Eucaristia? E allora devi stare alle regole di Dio. Le regole di Dio, che sono al numero 1650 del Catechismo della Chiesa Cattolica. A Santa Maria Goretti bastava cedere, non sarebbe stata accusata di, perché lei avrebbe potuto dire: sono stata violentata, come infatti lo era, lo è. Così questo sacro rito si svolge spontaneamente in una accolta popolare per la purezza. Vedete, Pio XII, siete qui perché avete accolto questa purezza, avete capito chi è Santa Maria Goretti, avete capito che cosa ha fatto questa fanciulla, la purezza. Se alla luce di ogni martirio fa sempre amaro contrasto la macchia di una iniquità, dietro a quello di Maria Goretti sta uno scandalo che all'inizio di questo secolo parve inaudito. A distanza di quasi 50 anni tra la spesso insufficiente reazione dei buoni, la congiura del malcostume valendosi di libri, di illustrazioni, di spettacoli, di aduzioni, di mode, di spiagge, di associazioni, tenta di scalzare in seno alla società e alle famiglie, a danno principalmente della fanciullezza anche tenerissima, quelli che erano i presidi naturali della virtù. Oh giovani fanciulli e fanciulle dilettissime, pupille degli occhi di Gesù e nostri, dite, siete voi ben risoluti a resistere? Fermamente con l'aiuto della grazia divina, i sacramenti, a qualsiasi attentato che altri ardisse di fare alla vostra purezza? Ecco come si ricordano i santi. E voi, padri e madri, al cospetto di questa moltitudine, dinanzi all'immagine di questa Vergine adolescente che col suo intemerato candore ha rapito i vostri cuori alla presenza della madre di lei che, educatala al martirio, non ne rimpianse la morte pur vivendo nello strazio ed ora si inchina commossa ad invocarla, dite, siete voi pronti ad assumere il solenne impegno di vigilare per quanto è da voi sui vostri figli, sulle vostre figlie, a fine di preservarle, difenderli contro tanti pericoli che le circondano e di tenerli sempre lontani dai luoghi di addestramento all'impietà e alla perversione morale?
Capite? Allora, questi discorsi dobbiamo fare noi genitori. Queste domande dobbiamo farci noi. Santa Maria Goretti, andiamo appresso a tutti i santi, che bello, che bello, che bello. Ma comincia dalle nostre famiglie, soprattutto che si dicono cristiane. Lo sfacello comincia da lì. Altro che noi puntiamo il dito contro gli altri, soprattutto non cattolici, mi viene da ridere. L'iniquità che stiamo vivendo, per carità, mo non è che voglio dar tutta la colpa a noi, ma facciamoci noi l'esame della coscienza. Quanto siamo responsabili di quanto sta accadendo? Quante famiglie che si dicono cristiane e non si pongono queste domande? Non crescono i figli nella morale cattolica? Quanti sacerdoti sberleffano, si prendono in giro il catechismo della Chiesa cattolica? Accusano i catechisti che parlano così, che parlano di queste cose. Le accusano di oscurantismo, di esagerazioni. Però poi mi viene da ridere, Santa Maria Goretti! Quanta ipocrisia comincia proprio da noi, dalle nostre comunità. Altro che allungare il dito contro gli altri. Non facciamo altro che prendere tante notizie, sbattercele una contro gli altri, continuando a mandarle su WhatsApp, su Facebook, su TikTok, su TikTok, su giù, di là, di qua, di microchip, microchop, e la cosa qui, e la cosa là. Ah, se tu sei fatto questo, io non ti voglio tra le mie amicizie, non t'avvicinare che mi... Oh! Ma siete impazziti! Io non... Scusate questa piccola parentesi, ma siccome le domande incalzano, non si possono sempre deviare o far finta. Volete una risposta? Noi non ci siamo schierati né pro né contro questa storia dei vaccini. La situazione è quella che è. Ma sono queste le domande che ci dobbiamo fare. Il mondo continuerà per la sua strada. A noi quello che è bastato e quello che fa fede è il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 18, mi pare, spero di aver detto la data giusta, dicembre 2020. Punto. Stop! Il resto non ci interessa. Se qualcuno vuole farlo, lo faccia. Se qualcuno non lo vuole fare, non lo faccia. Perché a noi quello che ci interessava erano alcuni determinati esempi, questioni, puntualizzazioni ripetute, spiegate benissimo anche poi da Don Alfredo Maria Morselli. Andate sul suo blog Dogma TV, cliccate vaccino o vaccini, troverete tanti articoli interessanti proprio su questa questione. Il resto non ci interessa, lo capite? Tanti ci hanno detto, non rispondi, non fai, io non posso passare e perdere il mio tempo lì, io potrei morire stanotte. Lui mi chiederà, che cosa hai fatto? Tu, che cosa hai fatto per quello che sta succedendo? Ma sai, signore, c'era il microchip, c'era il microchop, c'era questo, c'era quest'altro, è il segno di Satana, il sigillo, il... Adoro te, mi dirà il signore. C'era la festa di Santa Maria Goretti. Ci sono le profanazioni eucaristiche, c'è gente che fa la comunione in stato di peccato mortale, ci sono sacerdoti che ballano durante la messa, ci sono catechesi assurde. E
tu mi vai a parlare del microchip? Ma io non so, non sono forse io il padrone? Che posso, che tengo in mano le redini della tua storia e della storia del mondo? Non sono io che faccio piovere sui buoni e i cattivi? Non sono io che faccio sorgere il sole sui buoni e sui cattivi? E siccome la fine del mondo per me sarà il giorno della mia morte, l'altra la lascio al Signore, cosa gli risponderò? Cosa ho fatto io? Allora, ascoltiamo bene quello che ha detto Pio XII e voi padri e madri. Quindi, siete voi pronti ad assumere il solenne impegno di vigilare, per quanto è da voi, sui vostri figli, sulle vostre figlie, al fine di preservarli e difenderli contro tanti pericoli che li circondano? I pericoli non sono quelli politici. Sì, lo sono quando sono contro la fede. Quando sono contro i giochi politici che porteranno avanti, sì, andranno avanti, ma fino a un certo punto. Certo che noi dobbiamo ostacolare, perfettamente, ma non ci dobbiamo ammazzare. Non ci dobbiamo massacrare, non dobbiamo denigrarci in questo modo. Quindi siamo pronti ad assumere questo solenne impegno di vigilare, parlare, dire, insegnare, custodire. Ed ora, continua Pio XII, o voi tutti che ci ascoltate, in alto i cuori, sopra le malsane paludi e il fango del mondo, si stende un cielo immenso di bellezza. Ecco la risposta alle tante domande e ai problemi di oggi. Sopra le malsane paludi e il fango del mondo si estende un cielo immenso di bellezza. È il cielo che affascinò la piccola Maria, e per quel cielo che lei è stata pronta al martirio. Il cielo a cui ella volle ascendere per l'unica via che ad esso conduce, la religione, l'amore di Cristo, la eroica osservanza dei suoi comandamenti. Abbiamo risposto così, Poi se volete risposte che soddisfino le vostre curiosità, non le abbiamo, perdonateci la pochezza. Noi riteniamo di dare spazio a queste notizie. A queste notizie. Noi vogliamo rispondere a Dio della nostra vita, dobbiamo rispondere a Dio della nostra vita, per la grazia di averci fatti cristiani, lo diciamo nella preghiera del mattino e della sera. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano. Ma l'essere cristiani comporta tante cose, ma non comporta una certa lotta che una frangia sta portando avanti. E capite, quindi a noi quello che interessa, che cos'è in prospettiva vera e lucida, voi volete, ci fate delle domande, volete delle risposte, non abbiamo la palla di vetro, non abbiamo la verità solo da una parte. Quando sono questioni politiche, le risposte sono complesse, sono complicate. Ecco perché il Signore aveva liberato i suoi da Cesare. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, no? E però ai suoi, come a Dio, non vi state a preoccupare. Cesare può darsi che vi ammazzerà a tutti, ma non tutti sarete uccisi.
Il Signore ha fatto questo genere di ragionamenti, anche perché il primo a morire è stato lui. E da noi non avrete uno schieramento. No, da noi non avrete uno schieramento. Ci è stato rimproverato di non fare video su questa storia. Non ci interessa, onestamente. Mo perché l'abbiamo unita a Santa Maria Goretti? Perché basta ascoltare, riascoltate, andatevela a leggere, vi mettiamo il link a nota sotto nella descrizione video, andatevela a rileggere voi, meditate che cos'è il santo, che cosa davvero a noi deve interessare, soprattutto oggi, perché queste parole di Pio XII sono state anche molto profetiche. Quindi non ce ne abbiate a male, non pensiate che non vogliamo rispondere o che abbiamo preso uno schieramento o che tutto ciò non ha senso perché l'avete infilato così dentro la storia di Santa Maria Goretti. Ma se è per questo, siccome trattiamo anche la questione del settimanale di Padre Pio, bellissimo che all'immagine di copertina che uscirà proprio questa settimana c'è la pubblicità, ecco, giustamente, chiamiamola così, di una ristampa di un libretto piccolissimo, tascabile ma molto prezioso di Don Dolindo Ruotolo, il famoso atto di abbandono. Allora, non voglio agitarmi, mio Dio, confido in te. A me sembra che Santa Maria Goretti ci abbia insegnato proprio questo in quel momento. Allora, se noi impariamo a ragionare come i santi ci insegnano, ci renderemo conto che tutto quanto sta accadendo continuerà ad accadere e sarà anche peggio. Non che noi non dobbiamo fare niente, noi ci dobbiamo muovere sulle questioni però dottrinali, quelli che salvano l'anima, quelle che salvano l'anima, perché è da lì che poi verrà tutto quanto il resto. Cercate prima le cose di lassù, il resto vi sarà dato in più. Non voglio agitarmi, mio Dio, confido in te. E dice Gesù all'anima attraverso Don Dolindo Ruotolo: perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto di vero, cieco, completo abbandono in me produce l'effetto che desiderate e risolve le situazioni spinose. Abbandonarsi a me non significa pensare, arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, volgendo poi a me una preghiera agitata, perché io seguo a voi e cambi così l'agitazione in preghiera. No, spiega Don Dolindo, Gesù a Don Dolindo. Esattamente tutto il contrario. Abbandonarsi significa abbandonarsi a Gesù con tutto quello che sta succedendo, non farsi guerra fra le comunità e fra cristiani. Dice San Paolo: discutete pure quanto dovete discutere, basta che non vi ammazziate. Invece pare che quello, lo sport più forte che noi sappiamo fare è quello di ammazzarci tra di noi. Ecco, questa è l'unica risposta che noi ci sentiamo di darvi. Poi dopo ognuno reagisca come vuole, ma non dite che è fuori tema, è tutto collegato, non si diventa martiri per niente. Il martirio si paga, è un dono di Dio, quindi teniamoci pronti a tutto. Però con le parole di Don Dolindo: non voglio agitarmi, mio Dio, confido in te. E così con Sant'Agostino: il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te, mio Signore e mio Dio.
Bene. Adesso vogliamo concludere con la preghiera a Santa Maria Goretti di Pio XII. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Salve, o soave e amabile Santa, martire sulla terra e angelo in cielo. Dalla tua gloria volgi lo sguardo su questo popolo che ti ama, che ti venera, che ti glorifica e che ti esalta. Sulla tua fronte tu porti chiaro e fulgente il nome vittorioso di Cristo. Sul tuo volto virginio è la forza dell'amore, la costanza della fedeltà allo sposo divino. Tu sei sposa di sangue per ritrarre in te l'immagine di Lui. A te, potente presso l'agnello di Dio, affidiamo questi nostri figli e figlie qui presenti e quanti altri sono a noi spiritualmente uniti. Essi ammirano il tuo eroismo, ma anche più vogliono essere tuoi imitatori nel fervore della fede e nella incorruttibile illibatezza dei costumi. A te i padri e le madri ricorrono affinché tu li assista nella loro missione educativa. In te per le nostre mani trova rifugio la fanciullezza e la gioventù tutta, affinché sia protetta da ogni contaminazione e possa incedere per il cammino della vita nella serenità e nella letizia dei puri di cuore. Così sia. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invochiamo i nostri angeli santi custodi. Angeli Dei qui custos est mei, me tibi commissum, pietate, superna, illumina custodi rege, et guberna. Santa Maria Goretti, aiuta le nostre famiglie, tutti i genitori, aiuta i nostri figli, i nostri nipoti, aiuta la gioventù. Abbiate pietà. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria e grazie a tutti.